Benissimo. Adesso facciamo una ricettina sfiziosa sfiziosa. Delle bruschettine che adesso andremo a mettere in forno. Vedete, sono piccoline. Questa era una baguette che io ho affettato. Adesso ci mettiamo un pochino di sale e olio e la mettiamo in forno per qualche minuto a 200 gradi, in modo che si bruschetti. Ok? Ecco qua. Olio extravergine di oliva, un pochettino di sale. Se volete potete, si può mettere anche un po' di rosmarino. Andiamo a mettere in forno per qualche minuto, il tempo diventa bello bruschettato. Quindi ci rivediamo tra pochi minuti. Ciao, a fra poco. Bene, vi avevo detto, pochi minuti, eccole qua. Le nostre bruschette sono pronte. Bene, ora andiamo ad ultimare, a guarnire. Qui abbiamo due zucchine che abbiamo preventivamente fatto alla piastra e condite con un po' di menta, un po' di basilico, olio e sale. I nostri pomodorini secchi, buonissimi. Facciamo altro che prendere la nostra bruschetta, le nostre zucchine, se ci riuscite le arrotolate, se no non fa niente, anche così vanno benissimo. E ci mettiamo qualche pomodorino. Ecco qua. Vi posso assicurare che sono semplicemente deliziose. Ecco fatto. Mettiamo la zucchina e ci mettiamo i pomodorini. Le zucchine le abbiamo fatte alla piastra. Ci mettiamo i nostri pomodorini. Andiamo via di seguito. Zucchina, questa è un po' grandina. Ciao Luciano. Stasera ci siamo fatti un bel po' di compagnia, eh? Benissimo. Le zucchine fatele sottili, eh? Se no. Ecco qua. E potete andare avanti, ne fate quante volete. Poi dipende quante persone siete. Ciao Spartaco, grazie, sei molto gentile. Continuiamo con le nostre. Posso assicurare che la dolcezza della zucchina e il sapore forte del pomodorino sono uno spettacolo. Queste una sono come le ciliegie, una tira l'altra. Andiamo avanti. Come avete visto, è molto semplice. È una cosettina sfiziosa. Vedete? E potete farne quante ne volete. E abbiamo fatto una tacettina semplice, veloce veloce e buona buona buona. Quindi adesso ci salutiamo. E vi prometto che farò altre ricette un pochino particolari. Ciao!
Va bene? Grazie a tutti e buona serata. Baci e abbracci a tutti quanti e buon appetito a noi questa sera. Ok? Grazie di tutto ancora e buona serata.